Buongiorno a tutti, ragazzi, ben ritrovati. Stamattina vi ho pubblicato un bel video. Eravamo io, Kino, Davo, Melello, una chiacchierata in cui iniziavamo a parlare del Benfica e una chiacchierata in cui parlavamo di quello che è successo con la Salernitana tra partita ed errori arbitrali. Ci torneremo sopra minimamente perché comunque dopo ad Allegri sono state fatte queste domande, però cercheremo di lasciare abbastanza da parte il discorso Salernitana che per quanto mi riguarda è passato da il semplice oh, ragazzi. Un errore dell'arbitro ci sta al delirio quando poi ha mostrato l'immagine di Candreva, proprio evidenziata da Allegri nel post partita ai microfoni di DAZN, e nella giornata di ieri l'AIA che conferma che non avevano l'immagine di Candreva al VAR, perché a quanto pare dalle 16 telecamere che ci sono notoriamente sui campi da calci per il VAR, per tagliare dei fondi, si è passati a 12 e quindi non avevano l'immagine di quella telecamera, anche se poi Sky ha detto che dallo scarico dell'immagine del VAR quell'immagine ce l'avevano. Quindi una roba un po'. Non lo so, ragazzi, c'è un po' di confusione su questa cosa. Non si tratta dell'errore dell'arbitro, che ribadisco, io l'avevo accettato nella partita. Ricorderete il mio post partita. Quando si sbaglia, l'arbitro umano può sbagliare, ma quando andiamo oltre, e la cosa che mi fa ancora più sentire la presa per il culo, se vogliamo, è che oggi hanno dichiarato che gli arbitri, tra VAR e quello in campo, non hanno sbagliato. No, non c'è un errore, quindi non vengono fermati, continueranno ad arbitrare. Cioè, è completamente in contrapposizione rispetto all'errore che c'era stato, ma che ci può stare, che quindi deve pagare l'arbitro magari con un turno di stop, a non abbiamo le immagini e quindi non ha sbagliato. No, hanno sbagliato comunque, avrebbero sbagliato comunque il fuorigioco attivo di Bonucci, ma veramente qua stiamo andando, siccome è nella follia, cerchiamo di passare oltre, anche se rimane una pagina veramente terrificante del calcio italiano. E se continuiamo a dire che addirittura togliamo le telecamere perché per risparmiare qualche soldino, 10-20 mila euro ogni partita, in un'industria come quella del calcio in cui veramente c'è un magna magna generale e quella roba lì almeno deve essere salvaguardata, allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di schifo in questo caso, perché ripeto, l'errore ci sta. Io l'avrei accettato, l'avevo accettato come l'abbiamo accettato tutti, come l'ha accettato qualsiasi tifoso di qualsiasi squadra, gli errori ci stanno, ma qua stiamo parlando di malafede e stiamo parlando di cercare di nascondere qualcosa che è successo di molto molto brutto, di molto molto brutto. Ragazzi, se avete dei filmati, delle immagini e volete tenerveli da parte per far sì che qualcuno non ve li vada a toccare, proprio di un certo tipo, vi consiglio questa pendrive della Juventus, guardate che bella, sono tanti dei prodotti come quello che vi avevo mostrato, no? La cassa da calcio Bluetooth, le cuffie Bluetooth della Juve, sono tutti prodotti che potete trovare dal link qui sotto in descrizione. Prodotti ufficiali Juventus, io questa adesso me la attacco al portachiavi perché devo andare a stampare dei documenti e quindi utilizzerò questa chiavetta qua per salvare tutto. Allora, conferenza stampa. Danilo, domani dobbiamo vincere la partita. Quando si dice vincere non si intende in 5 minuti perché la partita comunque dura di più. Dobbiamo fare una gara intelligente alle 21, quando si inizia dobbiamo pensare unicamente alla vittoria. Ci manca ancora qualcosa, dice Danilo, visto che non stiamo vincendo. Dobbiamo migliorare e crescere, ma non abbiamo tutto questo tempo. Non possiamo continuare a regalare tempi come con la Salernitana, perché poi se no diventa troppo difficile recuperare. Potrei diventare un difensore centrale. Adesso sono un terzino, ma mi diverto a giocare anche altrove. Sarà il mister a dirmi dove giocare. Danilo dice: attenzione, è una partita difficile e decisiva. Decisiva. Parole musica di Danilo. Domani è un'importanza diversa perché abbiamo perso a Parigi. Non vincere non sarebbe per niente buono. Dobbiamo affrontare la partita con responsabilità ed impegno. Ci aspettiamo anche l'apporto dei tifosi, l'appoggio dei tifosi in una serata di Champions, perché quella bolgia che vanno a creare i tifosi ci fanno fare anche quel metro in più, quella scivolata in più. Quello che ha detto Bonucci lo condividiamo, e cioè che una squadra come la Juve non può continuare a vivere sulla montagna russa. Dobbiamo fare un passo in avanti in mentalità. Non c'è nulla di polemico in quello che ha detto Leo. Ci confrontiamo spesso, è l'unico modo di diventare una squadra forte e di fare quindi un passo in avanti. Il Benfica è una grande squadra con una storia incredibile. Sento molto rispetto per questa squadra e in rosa hanno grande qualità ed esperienza. Hanno un'idea di gioco definita, dobbiamo essere al top per vincere questa partita. Abbiamo esperienza anche passata con squadre portoghesi e non dobbiamo sottovalutare. Ricorderete, Danilo fa riferimento al Porto che abbiamo affrontato con Pirlo e no, non è andata bene. Dal punto di vista atletico e fisico non ci sono problemi, siamo una squadra che corre e che non molla. Proviamo a vincere, anche se a volte andiamo sotto il livello richiesto dalla partita. A livello mentale possiamo migliorare, abbiamo da migliorare anche tatticamente.
La strada è quella, quindi il miglioramento a livello tattico, lo sappiamo, condividiamo tutti questa cosa dentro la squadra. Giochiamo solo un tempo ed è difficile spiegare perché. È una cosa che dobbiamo migliorare a livello mentale. Le squadre che vincono mantengono una linearità nelle prestazioni e le prestazioni portano poi alla vittoria. Ci serve una mentalità diversa nell'affrontare le partite per riuscire a fare un passo in avanti. Abbiamo uno spirito giusto e di responsabilità per affrontare domani. Il secondo tempo di Parigi ci ha lasciato una certezza. Noi dobbiamo crederci in quello che facciamo e in quello che lavoriamo. Il PSG è una grande squadra, ma possiamo fare bene anche noi. Le squadre portoghesi mettono in difficoltà tutti. Sono squadre di qualità abituate a giocare alla Champions. Sono una squadra che gioca a grande intensità e se così sarà, lo saremo anche noi. Allora ragazzi, io vi devo dire la verità. Un applauso a Danilo. Un applauso a Danilo perché ha fatto, per quanto mi riguarda, la fotografia perfetta del momento della Juventus. Abbiamo delle difficoltà, è inutile nasconderlo, lo sappiamo, ne parliamo, cerchiamo di migliorare. Poi lui dice a livello fisico e atletico non ci sono problemi, io qua non posso dire di più perché lo sapranno loro come stanno. Per me un piccolo problema a livello atletico c'è, però sono loro a sapere come stanno e se dicono che corrono, comunque abbiamo visto i dati, sono in linea comunque, no? Velocità e corsa con quelli delle altre squadre, quindi cercare di passare oltre. Però ragazzi, a livello mentale Danilo sottolinea questa mancanza, io la condivido totalmente. Danilo dice giochiamo solo un tempo, a volte nemmeno quello, a volte andiamo sotto i ritmi che richiede la partita, non abbiamo una continuità, a livello di prestazioni non ci meritiamo quindi di prendere la vittoria come fanno le grandi squadre. Danilo ha detto tutto quello che doveva dire, ma soprattutto ribadisco, ha detto che la partita di domani è decisiva, perché ragazzi la partita di domani è volenti o nolenti è decisiva, non matematicamente, però se domani non vinci e se domani perdi addirittura, io te la regalo poi a vincere in casa col PSG o a Lisbona col Benfica, perché do per scontato bene o male che le due col Maccabi Haifa le porterai a casa, però potrebbe nemmeno essere sufficiente questa cosa, quindi secondo me domani è decisiva e l'aveva detto lo stesso Allegri comunque post Firenze, ed è per quello che poi quando sento Allegri che dice il contrario rimango più dell'idea di Danilo. Cioè secondo me Danilo ha fatto la fotografia perfetta, l'ha fatta in un italiano veramente molto molto buono e anche con un vocabolario abbastanza ricco di termini, quindi veramente Danilo mi dà sempre questa impressione di essere un giocatore importante in campo per la Juve, ma anche un giocatore importante per lo spogliatoio, e secondo me questo è un dato di fatto. Passiamo al mister, che dice resoconto infortunati, recuperate Di Maria ma non so se dall'inizio e forse Szczęsny, lo impareremo al termine della conferenza stampa quando torneremo ad allenarci. Alessandro sul rigore ha avuto un problema all'adduttore, probabilmente sarà fuori pure col Monza, e fuori Locatelli e Rabiot che si aggiungono alla lista di infortunati, Akeka, Jorg, Chiesa, Pogba. Quindi ragazzi abbiamo diverse assenze, domani ci sono diverse assenze. Il Benfica è una storia europea importante, sono abituati a queste gare, è una squadra aggressiva che viene da 11 vittorie su 11 partite giocate in stagione. La partita non è decisiva ma è importante. Io capisco quello che dice Allegri, perché è vero, matematicamente non è decisiva, è importante, ma sono molto più dell'idea che abbia ragione Danilo, perché questa partita è decisiva. Per quello che ho detto prima, non possiamo permetterci di complicare ulteriormente questo percorso europeo. Servirà una prestazione da squadra con poche amnesie. In Europa certe cose si pagano e lo sappiamo bene, bene, bene. Ho un dubbio centrocampo, deciderò domani. Stiamo bene, stiamo recuperando energie per domani sera. Solo stiamo bene non lo so. Vedremo. In questo momento, a seconda della partita, possiamo costruire a 3 o a 4. A Parigi con la Salernitana abbiamo iniziato in un modo e finito in un altro. Abbiamo cambiato, dipende anche dalla partita e dai momenti della partita. Non è questione di numeri, ma di muoversi e cercare gli spazi. Allora, su quest'ultima frase sono completamente d'accordo e io torno a dire che ad oggi passare alla difesa 3, alla difesa 4, 3 in attacco, 2 in attacco, 1 tra... non è questo. Cioè, la fotografia perfetta, secondo me l'ha fatta Danilo, oggi è una squadra che manca di mentalità, manca di agonismo, manca di continuità. Poi dopo viene il resto. Però per il momento bisogna iniziare a trovare la testa, iniziare a ragionare sulla testa. Allegri dice, abbiamo parlato tra di noi, bisogna trovare un equilibrio. Quando non riesci a fare gol, allora non devi nemmeno subire gol. Non è una vergogna finire 0-0 il primo tempo. Noi ne abbiamo subiti addirittura due. Non dobbiamo andare in ansia perché abbiamo subito gol. Le partite sono lunghe. Se riesci a fare gol, bene. Se no non devi subirlo. Quando andiamo in vantaggio bisogna continuare a giocare. Invece spesso ci fermiamo. Allora, in questa frase ci sono diverse cose che condivido e diverse cose che non condivido. Nel senso che è vero, quando non è vergogna, quando dice non è vergogna finire 0-0 al primo tempo,
ci sta. Non dobbiamo subire quel gol lì e ne abbiamo subiti addirittura due, ci sta. Quando non riesci a far gol non dobbiamo subirlo, ni, nel senso è vero, però devi anche cercare di far gol, soprattutto se sei nel secondo tempo, e prendo in esame la partita di Firenze. Quando andiamo in vantaggio bisogna continuare a giocare, perché spesso ci fermiamo, e questo è uno dei più grandi problemi di questa Juve. Lieto che Allegri continui a sottolineare, la seconda conferenza stampa in cui sottolinea queste cose. Non sono completamente d'accordo in tutta la frase, però segnale che comunque anche Allegri ha individuato il problema, però io continuo a non vedere delle novità, dei miglioramenti, anche perché sennò non finisce 2-0 il primo tempo con la Salernitana in casa tua. Con Sandro fuori ho solo Cuadrado e Risciglio oltre che a Danilo come terzini, e secondo me qua ti dà un po' la risposta che se giocherà 4 e non a 3, perché ha parlato di esterni, sennò ci avrebbe messo anche Costi, ci viene da dire. Guardiamo il lato positivo, c'è voglia di fare che ci porta a strafare, e non c'è da strafare, c'è da fare. Abbiamo voglia di vincere in 10 minuti in un quarto d'ora. Capitano nel calcio queste cose, ma non è sempre così. Abbiamo 95 minuti di tempo a disposizione per vincere. La sicurezza in se stessa è la forza di una squadra. Vincere le partite è difficile, a volte si vincono anche all'ultimo. Questa chiusura mi piace, ed è vera. Abbiamo 95 minuti, la sicurezza in se stessa è la forza di una squadra. Vincere non è facile e si vince anche all'ultimo, sono d'accordo. La cosa del fare e dello strafare, non lo so. Non lo so. In questo momento non mi sembra di vedere una squadra che vuole strafare. Anzi, a malapena dentro la partita in determinati momenti mi sembra di vedere una squadra che vuole fare. Quindi questo concetto io non lo condivido, perché non l'ho visto, non lo vedo all'interno del campo da calcio. Poi magari è una cosa che sta sfuggendo a me in questo momento. Vlahovic l'ho visto bene, sta migliorando, sono contento di quello che sta facendo. Dusan insieme ad Haaland e Mbappé sono tre tra quelli con meno esperienza europea e comunque tra i migliori. Abbiamo esperienza in tanti giocatori, ma ne abbiamo altri con poche partite in Champions e in Italia. Giocare a Juve non è semplice, abbiamo sempre pressione e voglia di vincere. Penso che si sia vista comunque anche in questa settimana la pressione che c'è intorno alla Juventus. Sotto questo aspetto bisogna migliorare. Domani è la seconda in Champions per Bremer, per dire che è un acquisto straordinario fatto dalla proprietà. La pressione a livello psicologico però conta. Stiamo lavorando bene, vorremmo risultati diversi perché ci mancano punti e possiamo recuperare. E ancora, sottolinea, nel campionato possiamo recuperare, domani invece non è decisiva ma molto importante. Invece io non sono di questo avviso, secondo me domani è già una partita decisiva per la Juventus. Non so se è decisiva per Allegri oppure no, ma per me per la Juventus lo è, per me per la Juventus lo è senza ombra di dubbio. Ognuno deve fare il suo, nessuno chiede ai ragazzi di fare o salvare 3 gol a partita. I risultati si conquistano in squadra anche nelle difficoltà, e ci saranno altri momenti di difficoltà nella mia carriera. La prestazione invece va migliorata. Io non esprimo giudizi sugli arbitri, non sta a me farlo. L'argomento è chiuso domenica sera, non so se sarò squalificato o meno domenica a Monza. All'allenatore è giusto far pagare una multa anche salata, che poi daremo in beneficenza, ma la domenica successiva deve essere in campo. Ecco, io su questo non sono d'accordo. Cioè, la squalifica per l'allenatore è giusta, come, cioè, c'è il vice e se ti fai cacciare fuori come il calciatore. Quindi per me questa cosa non esiste. Potremmo parlarne sulla squalifica di Milik, che per me da regolamento oggi è giusta. Poi la domanda che mi faccio è: il regolamento è giusto? Nel senso, Milik si toglie la maglia perché fa gol, il gol viene annullato, Milik è ancora espulso. Da regolamento è così. La domanda è: il regolamento è giusto? Ecco, questa è la domanda da fare. Ma il fatto che l'allenatore venga espulso, se viene espulso è giusto, secondo me, che non sia presente. Allegri dice: io parlo per me, domenica ho avuto una reazione sbagliata, ma era il 93esimo e mi dispiace, sarei stato più contento di una multa che di una squalifica. Ecco, sul discorso del 93esimo io comprendo totalmente l'espulsione di Allegri, perché probabilmente avrei fatto di peggio. Comprendo anche l'espulsione di Milik, perché entra sotto di 2 e lui fa il gol del 3-2 al 95esimo che ti fa vincere la partita, quindi comprendo assolutamente le reazioni a caldo sia di Allegri che di Milik. Però mi dispiace che la Juventus abbia perso l'occasione per parlare. Non so se doveva farlo attraverso Allegri, non so se lo farà attraverso Arrivabene o Nedved o lo stesso Agnelli, però ribadisco quello, il concetto iniziale del video qui: non si parla di un errore arbitrale, perché secondo me aggrapparsi a un errore arbitrale ti fa sprofondare nel baratro dei perdenti, e in questo momento non stiamo vincendo, e quindi magari qualcuno dirà: allora fammi aggrappare gli errori arbitrali. Però quando vincevamo, vedevamo quelli che perdevano che si lamentavano dell'errore arbitrale. Io ricordo quello che pensavo, non mi piaceva per niente, e quindi non aveva assolutamente senso. Però qui non siamo sull'errore arbitrale, perché ripeto, finisce la partita, la prendo anche abbastanza con filosofia, perché è un gol che ti viene annullato, per me ingiustamente,
perché il fuorigioco attivo di Bonucci per me non è fuorigioco attivo di Bonucci, ma è fuorigioco passivo, quindi il gol è regolare, però l'errore ci sta, l'errore lo accetto, l'errore fa parte del gioco, l'errore magari la prossima settimana è in nostro favore, non succede niente. Però qui non parliamo di errore, qui parliamo di un discorso confuso e sbagliato a livello di da 16 a 12 telecamere, chiamo al VAR per vedere una cosa e ti faccio decidere in due secondi netti senza mostrarti l'immagine perché quell'immagine non ce l'ho, e al VAR sai quante telecamere hai a disposizione, c'hai uno schermo pieno di telecamere e sai che devi contare il numero di calciatori per capire se ci sono tutti, non puoi prendere in considerazione un fuorigioco contando 10 giocatori su 11 della Salernitana, ignorando l'unico che teneva in gioco completamente quegli altri per poi giustificarti nel non avere le telecamere, e quindi allora su che cosa hai fatto l'analisi per poi dire che l'arbitro non ha sbagliato, quando invece sì che ha sbagliato l'arbitro, certo che ha sbagliato l'arbitro, è un errore. Allora di chi è la colpa? La Juventus cosa deve fare? La Juventus qua non può non intervenire, questo mi dà fastidio. Se la Juventus qui non interviene mi dà fastidio, perché ripeto, ribadisco ancora una volta il concetto, voglio che sia chiaro, l'errore arbitrale lo accetto, fa parte del gioco, non me ne frega niente, ma qui non si parla di errore arbitrale, qui si parla di un disastro, perché questa è la parola giusta, di una vergogna fatta passare come dimenticanza, non c'era l'immagine, non c'era la telecamera, poverino l'arbitro, che cosa fa? Allora che cazzo chiama il VAR? Allora che cazzo va a vedere? E allora che cazzo giudica su un'immagine che non c'è? Come fai a giudicare su un'immagine che non c'è? Sbagli due volte. E invece no, l'arbitro poverino non ha sbagliato, continua a farlo arbitrare. Questa è una storia che non sta in piedi, questa è una storia che non esiste, questa è una storia con dei buchi di trama clamorosi, questa è una storia che finirà nel dimenticatoio perché sa la Juventus e sappiamo tutti com'è fatta l'opinione pubblica sulla Juventus rispetto alle altre squadre, su queste cose qui, lo sappiamo, non ce ne frega niente. Ma questo rimane uno scandalo, rimane una vergogna, perché tu non puoi prendere in considerazione delle immagini che non esistono secondo la versione che ci viene data. E a Sky e a DAZN invece ti dicono che le ricostruzioni che stanno facendo per capire se l'arbitro ha fatto bene o ha fatto male sono immagini prese dallo scarico del VAR. Quindi cosa c'ho scritto? Giocondo, mi stai prendendo in giro due volte, tre volte, quattro volte, l'arbitro non ha sbagliato, non avevo l'immagine, ce l'avevo, le telecamere spente, le telecamere accese da 16 a 12. Cioè qui non si sta parlando di un errore arbitrale. Qui non si sta parlando di un errore arbitrale. Qui si sta parlando di uno schifo. Uno schifo. E chi mette la testa sotto la sabbia per questa cosa, guai a lui se si andrà a lamentare per la stessa cosa che magari accadrà alla sua squadra. Guai a lui, perché qui non si sta parlando di un errore arbitrale. Qui si sta parlando di gravi responsabilità e colpe di cui qualcuno dovrà rispondere, invece non risponderà nessuno, perché la telecamera è spenta e l'arbitro ha fatto bene. Di chi è la colpa? Boh. Scarica barile. Fotografia perfetta della nazione Italia.